Guarda, sono veramente felice di presentarlo perché una persona di una chiarezza, coerenza, onestà intellettuale, e lo considero un carissimo compagno di viaggio, un amico, ma è un ricercatore e quindi un medico. E Andrea Pensotti. Grazie, purtroppo la persona di cui parlava non c'è, allora lo sostituisco io adesso. Sì, buongiorno a tutti, intanto vi porto i saluti del professor Mariano Bizzarri, doveva farla lui la relazione oggi, ma per un impegno internazionale si è trattenuto all'estero. Bizzarri che tra l'altro condivide la stessa battaglia in prima linea del dottor Speciani. Ha chiesto a me di sostituirlo, io sono un suo stretto collaboratore e anche un suo ex studente. Intanto, per entrare nel tema della breve relazione di adesso, vorrei fare i complimenti per l'interessantissimo titolo di questa conferenza, Dalla cellula all'anima, perché in effetti coglie un aspetto della biologia molto importante ma ancora poco indagato, ossia l'organizzazione multilivello della biologia, cioè come i diversi livelli della biologia, dalla scala microscopica a quella macroscopica, si integrano tra loro per dare origine a un organismo vivente. E questo è molto importante perché quando si studia una patologia, prendiamo ad esempio il tumore, è fondamentale domandarsi a che livello mi sto posizionando, perché in base al livello posso capire cose diverse. Facciamo il caso della parola stessa tumore. Tumore vuol dire massa, rigonfiamento, ed è un termine latino perché ai tempi i latini avevano solo il livello macroscopico. Ed è chiaro che su questo livello l'unica soluzione possibile è la rimozione chirurgica. La scienza però ha progredito. Oggi, come dice qui il National Cancer Institute americano, il tumore è considerata una patologia genetica. Quindi si è scelto il livello genetico, il livello microscopico, come il livello privilegiato per capire il cancro. E in questa scelta però c'è probabilmente un piccolo errore implicito, cioè si sottintende che la causa del cancro progredisca linearmente dal mondo microscopico dei geni fino poi all'emersione organica di una massa. Ma in biologia e nelle scienze della vita la linearità è tutt'altro che comune. Vi faccio un esempio per capire questo concetto. Partita di calcio, Italia-Inghilterra, l'Italia batte l'Inghilterra 1-0. Potremmo domandarci quindi perché l'Italia ha fatto gol? Qual è stata la causa di questo gol? E se applicassimo un approccio riduzionistico, quello che punta a scomporre la materia nei suoi ingranaggi primari e che punta a dire il gene è la causa principale del cancro, dovremmo rispondere che la causa del gol è stata la forza e la traiettoria che il calciatore ha impresso alla palla. E questa è un'affermazione vera, ma il buon senso ci fa capire che è una verità parziale. Dobbiamo allargare la nostra visione e prendere in considerazione, ad esempio, lo schema di gioco dei giocatori e come i giocatori avversari erano posizionati. Oppure potremmo inserire un'altra variabile, la variabile temporale. Come vedete in alto, lì è la disposizione dei giocatori nel corso dei 90 minuti della partita e viene fuori da questo dato che l'Italia ha passato più della metà dei 90 minuti nella metà campo avversaria. Questo è un dato. L'interpretazione potrebbe essere che l'Italia era in forma migliore, era meglio organizzata, o si potrebbe semplicemente dire che ha aumentato le probabilità di fare gol perché è più frequentemente vicino alla porta. Quindi, come vedete, non c'è una spiegazione univoca, puntiforme, a perché l'Italia ha fatto gol, ma bisogna integrare i diversi livelli di interpretazione, e così bisogna farlo anche con il cancro. Infatti, la centralità del gene come causa primaria del cancro è sempre più messa in discussione. Vi faccio qualche esempio. Alcune mutazioni associate altamente a cancro aggressivo sono molto più frequentemente riscontrabili in cellule sane. Un esempio su tutti, la BRAF, una mutazione che nel melanoma è associata a un melanoma aggressivo. Ma la BRAF è più frequentemente riscontrabile all'interno dei nevi benigni che durante la loro vita non daranno mai origine a un cancro. Un altro dato interessante è come certi cancerogeni molto potenti come la N-nitroso-metilurea esercitano la loro azione cancerogena non in quanto mutageni, quindi non mutano nessun gene, semplicemente modificano, disorganizzano la struttura dello stroma cellulare e del microambiente. Quindi se il gene fosse la causa primaria, non si capisce come mai ci sono questi dati scientifici. E a questi dati si aggiunge un'altra evidenza, la tumor reversion, ossia il fatto che in determinate condizioni è possibile indurre una reversione del fenotipo tumorale maligno, cioè significa che la cellula tumorale perde le caratteristiche di malignità e si trasforma in una cellula benigna, tanto da integrarsi nei tessuti in cui si trova.
Ed è importante sottolineare come questa trasformazione non avviene attraverso una modifica, una correzione degli oncogeni mutati, che rimangono mutati. Semplicemente la cellula progredisce verso un nuovo stato di stabilità che si trasforma fenotipicamente da maligno a benigno. Un'affermazione che per chi non l'ha mai sentita dire è forte, perché da nessuna parte si è sentito dire che il tumore regredisce. Eppure, come vedete in questa breve freccia del tempo, è più di 100 anni che si studiano questi fenomeni e che si accumulano evidenze scientifiche. Poi probabilmente l'interesse o la difficoltà di svilupparla in clinica era difficile. Io vi mostro adesso qualche esperimento, giusto per darvi il polso che l'affermazione il tumore può revertire o regredire non è campata per aria. Siamo negli anni 50, Armin Brown della Rockefeller University, con questa pubblicazione The Reversal of Tumor Growth, dimostra per primo come una serie di cellule tumorali della pianta, coltivate in vitro e fatte crescere, quando vengono innestate sull'apice germinativo di una pianta del tabacco, progressivamente si integrano nel tessuto vegetale e poi danno origine a una pianta completamente sana, addirittura in grado di produrre semenze. Un altro esperimento interessante fu fatto negli anni 60 da Robert McKinley della Tulane University di New Orleans. Tra l'altro McKinley ancora vivo, 96enne, quindi probabilmente segue i consigli del precedente relatore, è anche stato il professore di John Gurdon, che nel 2012 con Yamanaka vinse il premio Nobel per la ricerca sulla riprogrammazione cellulare. Bene, McKinley prelevò cellule di tumore del rene di rana, le impiantò in ovociti attivati e quello che accade in tutte queste serie di sperimentazioni fu la nascita di girini completamente sani, senza nessuna traccia né di malignità né di malformazioni. Un esperimento analogo, più complesso, fu realizzato qualche anno dopo presso il National Cancer Institute americano di Filadelfia da Beatrice Mintz e Carl Ilmansey. Questi due ricercatori prelevarono cellule tumorali da topi aguti, che è una specie di topi neri, li impiantarono in 200 madri dal pelo bianco e quello che osservarono in tutti questi 200 impianti fu la nascita di topi completamente sani, che però presentavano una chiara ibridazione genomica. Come vedete, il pelo del topo è un po' bianco e un po' nero, quindi significa che l'informazione genetica trasportata dalle cellule tumorali del padre nero si è ibridata con quelli della madre, ma si è persa tutta la traccia del tumore. E anche in questo caso, come nelle sementi, i topi erano fertili. Andiamo avanti, non possiamo non citare Barry Pierce. Pierce è una pietra miliare di queste ricerche. Fu il primo negli anni 60 a estrarre dal microambiente embrionale le sostanze contenute e a somministrarle a diverse tipologie di cellule tumorali. Osservò una costante riduzione e regressione della proliferazione tumorale e grazie a questi dati fu il primo nel 60 con questo articolo The Cancer and Its Control by the Embryo ad ipotizzare che all'interno del microambiente embrionale esistesse un qualche cosa ancora di non definito in grado sia di guidare fisiologicamente lo sviluppo embrionale ma anche di controllare la progressione tumorale. Questo qualche cosa inizialmente, ma ancora oggi, fu nominato campo morfogenetico. Il concetto di campo morfogenetico, che nasce ai primi del Novecento con Darcy Thompson e poi viene strutturato negli anni Ottanta da Gilbert, forse molti di voi hanno studiato sul Gilbert l'embriologia moderna, significa fondamentalmente la risultante di tutta una serie di segnali biologici, biofisici, biochimici e anche altri che ancora oggi non conosciamo, che forniscono lo schema organizzato su come la vita si deve strutturare nella fase di embriogenesi. Quindi il passaggio da una ovocita attivato, cellula staminale multipotente, alla moltiplicazione, alla serie di differenziazioni e poi a tutta l'organizzazione spaziale, nei tressi spaziali e temporali, in qualche modo viene fornita da questo concetto, oggi non c'è tempo di approfondirlo, di campo morfogenetico. Pierce però si accorse anche di un'altra cosa, si accorse che non sempre durante le fasi di embriogenesi esistono queste sostanze antitumorali, chiamiamole così per brevità, ma le si trovano solo nelle primissime fasi dell'embriogenesi, cioè prima della gastrulazione, prima del momento in cui si formano organi ed apparati. E questo concetto fu poi ampiamente approfondito in Italia dal professor Pier Mario Biava, che fu il primo a portare queste ricerche in Italia, confermare certi esperimenti, assieme al professor Mariano Bizzarri con una pubblicazione scoprì che non solo queste sostanze inducono la reversione tumorale ma possono anche indurre l'apoptosi quando il danno è impossibile da essere controllato. Ma poi soprattutto Biava mise a punto una formulazione per primo ad uso umano. Questa formulazione venne testata
su 179 pazienti malati terminali di tumore al fegato, pazienti quindi verso cui non era possibile dare nessun tipo di trattamento. Qui vedete l'articolo a firma di Livraghi, Biava e Bizzarri, ma soprattutto è interessante questa curva. La curva bianca rappresenta la curva di sopravvivenza attesa dei pazienti a 3 anni. Significa che ci si aspettava che dopo 3 anni solo il 20% rimanesse in vita. Ma la somministrazione di questo preparato ha fatto sì, come vedete, che più del 60% dei pazienti era ancora vivo dopo 3 anni. E in alcuni casi si sono addirittura osservate regressioni totali di tumore, documentate chiaramente con delle immagini diagnostiche. Come vedete, quindi, la letteratura intorno al concetto che il tumore può regredire è tutt'altro che banale, forse nascosta, poco conosciuta. Ma qui mi interessa farvi notare la parola chiave più frequentemente citata nei titoli degli articoli, cioè microambiente, perché, come detto prima, quello che noi andiamo ad osservare è una modulazione dell'espressione fenotipica della cellula tumorale, che cambia il suo comportamento da maligno a benigno e lo cambia in modo stabile. E come è noto, l'espressione fenotipica è la risultante di un'interazione dinamica tra geni ed ambiente tramite il microambiente. E allora io, per modificare il comportamento della cellula, concettualmente, poi ci sono tutte le sottospiegazioni, posso agire o sui geni, con processi di gene editing, ma molto complessi da replicare in umano, oppure lavorando sul microambiente. Ed è proprio sul microambiente che anche noi col nostro laboratorio ci siamo concentrati per cercare di aggiungere conoscenza a quanto già era stato fatto prima. Nel nostro lavoro abbiamo preso una linea cellulare di tumore a seno altamente aggressiva, a cui abbiamo somministrato questi fattori estratti dal microambiente embrionale di zebrafish in una specifica fase di sviluppo. Questo è l'articolo pubblicato. E che cosa abbiamo visto? Innanzitutto abbiamo osservato anche noi una riduzione importante del tasso di proliferazione tumorale. In alto vedete quei nuclei ammassati, è il campione controllo, quindi tante cellule tumorali senza trattamento si moltiplicano. La piastra sotto invece è il campione trattato, quindi dopo 48 ore abbiamo dimezzato la proliferazione tumorale. Ma poi cosa si osserva? Qui ci vuole un occhio allenato. Si osserva una rinormalizzazione del profilo delle cellule. Quindi le cellule tumorali hanno perso quel bordo frastagliato, tipico della malignità, ed è frastagliato perché, come una ameba, queste cellule sono protese a migrare verso altri tessuti e ad invaderli. E questa protusione meccanicamente è sostenuta dal citoscheletro, che si esprime nel bordo a mo' di avanzamento del fronte. Allora, visto che c'è questo concetto, abbiamo analizzato l'espressione di actina e vinculina, che sono i due componenti base del citoscheletro, nel controllo e nelle cellule trattate. E come vedete, tutte quelle lucine accese del campione controllo sono citoscheletro sul fronte di avanzamento, mentre invece nel campione trattato con i fattori embrionali abbiamo osservato una notevole rimodellazione del citoscheletro, che non è più attivo per far avanzare la cellula. Poi ci siamo fatti un'altra domanda. Esiste in biologia un biomarcatore che si chiama TCTP, sta per Translationally Controlled Tumor Protein, ed è una proteina altamente associata alla proliferazione tumorale. Quando c'è tanta quantità di questa proteina, fondamentalmente il ciclo cellulare si stabilizza in una fase di proliferazione, viene inibita la possibilità di fare apoptosi e il citoscheletro, appunto, si stabilizza in questa posizione di avanzamento del fronte. Adam Tellerman, che è primo ricercatore presso il CNR francese, tra l'altro colui che coniò negli anni 90 il termine tumor reversion, ipotizzò che un metodo per indurre la reversione tumorale poteva essere la riduzione dei tassi di TCTP. Allora ci siamo domandati se anche nel nostro caso questa riduzione avveniva. Abbiamo guardato l'espressione della TCTP nelle cellule trattate e abbiamo osservato una riduzione di oltre il doppio della sua espressione. Quindi, come vedete, i dati sono tutti coerenti tra loro. A questo punto ci siamo domandati: ma che cosa all'interno di questo microambiente esercita ruolo più rilevante in questi fenomeni? E abbiamo subito indirizzato l'attenzione sui microRNA, che non c'entrano niente, lo dico oramai, con mRNA dei vaccini, perché sono due pesi molecolari diversi, due cose diverse. Abbiamo pensato ai microRNA perché in embriologia hanno due funzioni importanti. La prima, attraverso i gradienti, forniscono coordinate topologiche di organizzazione, e lasciamola lì. Ma la seconda perché penetrano fin dentro il nucleo e quindi sono sostanze capaci di toccare fondamentalmente i geni. Abbiamo identificato più di 50 diversi tipi di microRNA, poi li abbiamo confrontati con altri modelli sperimentali, perché abbiamo studiato ad esempio le uova di trota, abbiamo confermato anche con le uova di trota gli stessi risultati antitumorali sia su cellule di tumore al seno che al fegato. Ma questo confronto ci ha permesso di arrivare alla brevettazione di un mix di microRNA presenti in quasi tutte le specie, con azione antitumorale.
Qui però c'è un piccolo paradosso, perché se domani volessimo andare a bussare la porta di una multinazionale a vendere, a proporre questo brevetto per fare un farmaco, sarebbe impossibile, perché la legge definisce il farmaco come una sostanza purificata di cui è nota la farmacocinetica e la farmacodinamica. Ma è chiaro che di un mix di multisostanze, peptidi e magari un estratto totale è impossibile proprio concettualmente registrare un farmaco. E l'unica alternativa è quella dell'integratore. Tanto è vero che la stessa European Medical Association, col professor Vincenzo Costigliola, ha istituito un board coordinato dal professor Michele Caruba, che è ordinario di farmacologia alla Statale di Milano, per studiare questa problematica. E nel position paper pubblicato fondamentalmente si sostiene un protocollo che da un lato agisce a livello genetico e cellulare con la chemioterapia standard, ma dall'altro fa proprio questa azione di modulazione del microambiente per cercare di stimolare una rinormalizzazione dell'espressione fenotipica delle cellule. A questo punto abbiamo deciso di mettere le mani nella pratica, nella vita reale. Cosa si può fare per dare ai pazienti dei rimedi? Abbiamo preso un prodotto che già esisteva ed era stato formulato proprio da Pier Mario Biava, SyncroLevel. Con tutta però la nuova conoscenza che abbiamo prodotto, che vi ho brevemente mostrato, lo abbiamo migliorato notevolmente in termini di composizione peptidica e di stabilizzazione e abbiamo quindi realizzato una serie di studi clinici. Mi concentro solo su due per questioni anche di tempo. Questo lavoro, realizzato al Policlinico Umberto I di Roma, abbiamo trattato pazienti con tumore al colon in terza linea. Ad un gruppo è stato dato regorafenib, che era la terapia di elite, e al secondo gruppo abbiamo associato SyncroLevel. Come vedete, nel gruppo che prendeva solo regorafenib, solo il 33% dopo un anno è rimasto in vita, mentre nel gruppo che prendeva l'associazione ben il 75% dei pazienti era ancora vivo. E tra l'altro in questi pazienti il performance status era notevolmente migliorato, quindi una qualità della vita veramente molto buona. A seguito di questo studio pilota abbiamo fatto partire all'Humanitas, qui c'è proprio il documento del comitato etico dell'Humanitas, ostico, no? Perché comunque sono uno studio clinico in doppio cieco randomizzato e controllato con placebo, quindi tutti i crismi con cui si studiano dei farmaci. Il lavoro è andato molto bene, siamo in fase di pubblicazione, è diventata una multicentrica, quindi ha collaborato anche l'ospedale di Rimini, Cardinal Panico e Cardinal Panico di Tricase, che ringraziamo. È andato tanto bene che quando eravamo oltre l'arruolamento, ormai siamo a 80 pazienti arruolati e abbiamo fatto un'analisi dei dati, il gruppo dei pazienti che prendeva SyncroLevel aveva così tanti benefici, parliamo di epatocarcinoma e colangiocarcinoma, che si è deciso di pubblicare perché c'era significatività del dato e anche di dare SyncroLevel chiaramente al gruppo placebo. Adesso siamo concentrati su un altro approfondimento. Come ho detto prima, ma come hanno anche detto le relazioni precedenti, il target del microambiente è fondamentale. E allora ci siamo detti, perché non associare un prodotto che fornisce ossigeno come Cell Food con un prodotto come SyncroLevel di cui vi ho appena parlato? Lo studio è in corso, simbolicamente un po' questo obiettivo con le mele è quello che vogliamo ottenere, sta già dando risultati importanti e chiaramente, essendo uno studio pilota aperto, chiunque di voi fosse interessato può chiedere di partecipare. Io vi ringrazio, vi lascio anche la mia mail se voleste delle informazioni in più. Grazie, grazie Andrea, grazie tante.